Signor Presidente, colleghi e signor Ministro, ogni volta che il Parlamento deve ratificare un nuovo trattato europeo, una cooperazione rafforzata, una nuova adesione, esso esprime un giudizio sull'atto specifico in sé, ma dà anche una risposta a due domande. Una sull'idea di Europa che ci chiede quel voto e l'altra sull'idea d'Italia che vorremmo in quell'Europa. E soltanto rimanendo al tempo della Seconda Repubblica, agli ultimi 20 anni, noi abbiamo dato queste risposte numerose volte. Abbiamo cambiato i trattati 5 o 6 volte, siamo passati da 12 a 27 membri, abbiamo creato la libera circolazione delle persone, la moneta unica. Ecco, fino a poco tempo fa noi votavamo questi passaggi con distrazione. L'Europa era essenzialmente un fatto tecnico. Oggi non è più così, ci svegliamo chiedendo dello spread o del prossimo appuntamento europeo. Alla domanda sull'Europa, tradizionalmente questo Paese ha risposto sì e con un entusiasmo superiore alla media. L'Europa ci piaceva quando allargava le sue competenze, se modificava le sue regole e ci chiedeva un pezzo di sovranità da condividere e quando faceva entrare nuovi soci. Qualcuno qui dentro era così generoso che ci voleva pure dentro la Russia e Israele, quindi siamo stati un popolo dal cuore grande. Alla domanda su quale Italia avevamo in mente, ci siamo limitati con buon senso a rispondere in genere che l'interesse nazionale e quello europeo coincidevano e che anzi l'Europa era semmai un buon vincolo esterno per scrollarci di dosso qualche pigrizia e fare qualche riforma. Però dobbiamo dire che abbiamo spesso sottovalutato le conseguenze di quelle scelte, un po' come se per giocare nella Champions League bastasse fare un allenamento ogni tanto quando se ne ha voglia. Poi è arrivata la crisi del 2008 e il clima è cambiato in Europa e in Italia e anche l'esame degli atti è diventato qualcosa di diverso. Se ne è accorto il ministro Moavero, che ha seguito con attenzione il dibattito in questi giorni e che ha colto, io credo, un umore cambiato nelle commissioni, in aula, una grande preoccupazione anche in coloro che non sono certo tacciabili di euroscetticismo. Il PD, sia al Parlamento europeo che in Italia, ha espresso più volte un giudizio di merito sugli atti oggi al nostro esame. Diciamo che sono il massimo che l'attuale leadership continentale è stata in grado di esprimere, danno un'idea parziale della crisi che risente molto del rapporto di forza fra i paesi dell'area euro, sono però un passaggio stretto e inesorabile che non ci permette tentennamenti. Alla domanda su quale idea di Europa questi trattati rappresentino, noi rispondiamo che è un'Europa necessaria, ma non sufficiente. L'Unione si è mossa tardi, in modo non generoso, ha pagato per questo ritardo un conto salato e quando ha preso decisioni è sempre sembrato che lo facesse controvoglia, almeno fino al 28 di giugno. Noi diciamo che l'Italia e il governo si è comportato molto bene il 28 di giugno e se ha ottenuto qualche cosa è perché il governo ha potuto chiedere con la mano sinistra una correzione della rotta politica, non avendo in quel momento da chiedere con la mano destra un aiuto e un finanziamento per la sua crisi. Questo per dire che il risanamento avviato con molta fatica da questo Parlamento ha dato forza alla posizione negoziale italiana. Ora, noi speriamo che queste decisioni prese, che sono buone, ci aiutino appunto a passare l'estate, ad attendere la Corte Costituzionale tedesca e anche l'implementazione delle decisioni della roadmap che è in mano ai 4 presidenti. Non discutiamo ciò che c'è, ormai è così, però intendiamo lavorare per ciò che manca, un'idea più convinta e concreta di sviluppo e di crescita, il recupero di un messaggio di coesione e di solidarietà interna e, diciamo la verità, anche un'immagine di noi stessi nel mondo un po' più assertiva. L'Europa fino a ieri l'altro era considerata nel mondo un pezzo della soluzione e oggi è guardata come un pezzo della malattia. Siamo il principale ostacolo alla rielezione di Barack Obama alla Casa Bianca, stiamo diventando una delle cause del rallentamento anche dell'economia cinese. Ecco, noi pensiamo che un cambio di fase politica in Europa sia utile, ma siamo convinti che l'Italia già oggi col governo Monti possa lavorare per la vera prospettiva, cioè quella di essere il broker interessato di un compromesso fra una diversa idea di politica economica che chiede Parigi e un maggior vincolo politico che chiede Berlino. Il nostro Paese ha interesse a dire sì all'una e all'altra cosa, cioè la realizzazione di una politica economica più attenta all'integrazione e alla crescita, ma anche quella a un'unione politica più stringente. Macchine funzionanti come quelle che abbiamo costruito, cioè con il freno, ma senza acceleratore, senza volante, francamente non esistono. Per accelerare con la crescita occorre che la stabilità finanziaria sia legata alla stabilità monetaria, ma che la stabilità monetaria
sia legata e nasca da grandezze macroeconomiche reali non divergenti, come sta accadendo oggi. E poi c'è il volante. Guardate Stati Uniti ed Europa, Stati Uniti e Giappone hanno fondamentali sul debito e sul deficit molto peggiori dell'Eurozona, ma sono attori nazionali unici e dunque solidi. Non amplificano le loro divergenze e questo ai mercati basta. Per questo noi pensiamo che non è un fatto soltanto ideale il passaggio a una strategia comune di crescita e agli Stati Uniti d'Europa. Sì, chiamiamoli così, agli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'America nacquero quando mutualizzarono il debito degli Stati del Sud e inventarono il tesoro comune. Ci misero 10 anni, ma arrivarono fino a lì. Per arrivare a questo risultato, lo ha detto già il collega Buttiglione, è stato detto ieri in dibattito, dobbiamo organizzare in modo radicalmente diverso il dibattito pubblico sull'Europa. Oggi parlano, anzi strillano, soltanto gli euroscettici, gli eurofobici, che siano comunicatori o leader politici. E i sostenitori dell'Europa, bruciati dall'esperienza degli anni scorsi, dei referendum nazionali mal gestiti, tacciono o bisbigliano. Così sembra che ci resti soltanto disponibile una sorta di alternativa del diavolo, fare avanzare l'Europa segretamente nelle pieghe dei trattati, oppure farla retrocedere pubblicamente. Noi pensiamo da democratici che fino alle elezioni europee si debba organizzare una discussione pubblica sull'unione politica dell'Europa e sulla sua legittimazione democratica. E sullo sfondo di questo, signor Presidente, si staglia una questione grande che ci ha visto tante volte apparentemente arresi, quella del rapporto fra politica e finanza. In gioco è la capacità, non soltanto in Europa, ma nel mondo, di rimettere nella lampada il genio che è fuggito. Da 25 anni ormai il capitale preferisce remunerare se stesso e non il lavoro e non l'economia reale. È più semplice ed è meno rischioso. Le banche non falliscono, le imprese sì. La negoziazione over the counter dei derivati muove una montagna virtuale che è 10 volte il peso dell'economia reale del mondo. Ha un senso questo? Ha un senso che la speculazione sui credit default swaps scommetta per guadagnare sul fallimento di un paese? Quando ciascuno di noi compra l'azione di un'azienda, la compra perché crede e scommette sul successo di quell'impresa. Gli speculatori sui CDS scommettono invece sul tracollo degli stati sovrani per poter guadagnare un profitto privato. Questa è la sfida che abbiamo davanti, è ineludibile. E qua, signor Ministro e signor Presidente, l'ultima domanda, che è quella sull'Italia che vogliamo. Vorrei essere estremamente chiaro. Noi desideriamo ringraziare il Governo per il lavoro difficile che ha fatto nelle condizioni date, anzi, permettetemi, nelle condizioni ricevute. Il Presidente del Consiglio e il Ministro Moavero hanno costantemente seguito questi atti in Parlamento, lo hanno informato periodicamente, hanno condiviso un obiettivo, la missione da rappresentare ai vertici di Bruxelles e hanno discusso dopo gli esiti, sempre con il Parlamento. È stato un metodo di grande correttezza politica e istituzionale che è andato ben al di là del semplice galateo parlamentare. Crediamo che questo abbia dato forza al governo nelle sedi negoziali e vogliamo dirlo con molta franchezza, anche se oggi tutti sosteniamo, tranne qualcuno, questo governo, che prima non era così. Gli impegni assunti con Bruxelles sono stati per troppo tempo un affare privato di chi ci andava. Quanto a noi, il paese non cresce a fronte una brutta recessione, ma noi pensiamo che il risanamento, che è una medicina amara, non sia in sé una medicina ingiusta. È il compito che l'Italia doveva svolgere da molto tempo, da ben prima che la crisi esplodesse. L'euro ci aveva regalato un enorme, grande dividendo politico, 10 anni di inflazione bassissima e un costo del denaro accessibile con niente. Erano anni per fare le riforme, come ha fatto la Germania. Sono anni che noi abbiamo perduto. Anni e riforme che dovremo comunque recuperare. Ed ecco, 2 giorni fa Moody's ha espresso il consueto, mi verrebbe da dire, giudizio negativo sul paese. Altri si sono già incaricati di rispondere. Come sapete, colleghi, il giudizio di Moody's si fondava sulla affidabilità politica dell'Italia dopo il 2013, sulla capacità nostra di tenere degli impegni. Sul piano del metodo, lo voglio dire qui in Parlamento, la predica è semplicemente irricevibile. I giudizi politici li danno gli elettori e non le agenzie di rating. E l'analisi di Moody's rivela l'invasione di campo della finanza sulla politica a cui accennavo prima. Ma sul piano del merito, colleghi, Moody's pone una domanda giusta. Se io fossi un investitore o anche uno speculatore, vorrei sapere anch'io cosa succederà l'anno prossimo. Vorrei sapere se in Italia il calendario liturgico va al contrario
e cioè se dopo la Quaresima ricomincia il Carnevale. Il PD oggi sostiene il governo e se gli elettori lo vorranno, domani sarà al governo. E noi manterremo gli impegni, anche quelli che non ci piacciono. Siamo gente seria e abbiamo un profondo rispetto per i sacrifici che gli italiani stanno affrontando. Ma diciamo anche che lavoreremo per un'Europa che non sia soltanto letta e comunicata come uno spazio di sola disciplina, di parametri, di salvataggi straordinari, di vertici notturni, qualcosa che faccia anche sperare oltre che temere. E vogliamo però quindi rimettere il calendario nella giusta direzione, prima il Carnevale, poi la Quaresima e poi magari la Pasqua di Resurrezione. E invece fatemelo dire, abbiamo letto dichiarazioni preoccupanti, la fuoriuscita dell'euro dell'eterno comeback kid dell'onorevole Berlusconi. Abbiamo letto analoghe dichiarazioni da parte di Beppe Grillo e non era uno spettacolo comico. Ecco perché Moody's poneva la domanda. A quelli però, lo dico ai colleghi della Lega che ho ascoltato, anche se c'è una positiva novità, e cioè l'approdo federalista verso gli Stati Uniti d'Europa dichiarata dall'onorevole Giorgetti, ma a quelli che in questi giorni hanno criticato l'operato del governo in questa difficile congiuntura, vorrei dare un sommesso consiglio. Il governo Monti è come la protezione civile, quella buona, che sta spalando le macerie di un edificio che altri hanno fatto crollare. Che i dinamitardi alzino oggi la voce è semplicemente grottesco. Il senso del pudore imporrebbe un po' di silenzio e quella antica frase che in politica non va mai di moda. Scusate, ci eravamo sbagliati. Noi democratici la nostra parte la faremo fino in fondo perché ci sentiamo dalla parte di questo paese ed è per queste ragioni che esprimeremo un voto favorevole. Grazie.